abbiamo introdotto, abbiamo messo in campo questo Core Contour che ormai da qualche mese facciamo in tutta la Toscana. Vogliamo portare le informazioni su tutte le attività di questo organismo non sempre conosciuto, il Comitato per le Comunicazioni della Regione Toscana, in tutta la comunità territoriale. Siamo oggi ad Arezzo alla settima tappa, veniamo mercoledì da Massa, lunedì saremo a Siena e poi chiuderemo con Pisa e Firenze. È un modo per rendere le istituzioni, ma anche i cittadini, le associazioni, le scuole, le imprese, metterle al corrente di quelle che sono le funzioni principali, le attività principali. Uno dei temi è quello della vigilanza sulla programmazione radio-televisiva in Toscana, ma ci sono poi anche tanti altri temi perché noi incentiviamo le buone pratiche di comunicazione con vari bandi che facciamo ogni anno, ci occupiamo della media education, dell'educazione digitale, soprattutto nei confronti dei ragazzi delle scuole medie, con un progetto, il patentino digitale, che è un progetto di respiro nazionale, perché il patentino digitale è stato assunto come riferimento, come modello da tutti i Corecom italiano e dall'Agicom, e crediamo che questo tema di navigare in modo sicuro e consapevole da parte delle ragazze e ragazzi in Toscana sia un elemento centrale, molto attuale, molto delicato, rispetto al quale siamo molto impegnati. L'altra grande questione su cui il Corecom è impegnato è tutto il tema delle controversie telefoniche, perché il Corecom svolge la funzione di conciliazione a titolo gratuito tra i cittadini e le compagnie e i gestori telefonici. In questo senso svolgiamo una funzione a titolo gratuito, arrivano ogni anno alcune migliaia di istanze, abbiamo superato negli anni oltre 100.000 istanze e l'83% trova una soluzione nella conciliazione. È anche un ristoro economico che poi torna ai territori perché alcuni milioni di euro annuali di indennizzi e di rimborsi tornano alla comunità toscana. Ogni anno sono 300-400 patentini, e anche 400-500 patentini digitali. È un'operazione che portiamo avanti con l'Istituto degli Innocenti, che è un istituto storicamente qualificato, è il nostro partner scientifico e tecnico in questa operazione, però il nostro obiettivo è progressivamente arrivare a tutte le scuole medie della Toscana. Ci sembrava giusto e diciamo in linea con le nostre attività e le nostre funzioni, partire dal Museo dei Mezzi di Comunicazione, che sicuramente è una realtà molto, molto qualificata, molto bella e unica nel panorama regionale, credo anche nazionale. E per quanto ci riguarda, ci impegneremo al massimo per trovare forme di collaborazione, di iniziative comuni rispetto a un patrimonio che va sicuramente valorizzato. Io credo che sia importante far conoscere le iniziative, il ruolo di Corecom non solo come istituzione, ma nei confronti soprattutto dei cittadini. Ricordiamo che Corecom è un attore importante, un player per quanto riguarda anche il tema delle elezioni. Noi ci stiamo avvicinando alle elezioni amministrative e nel periodo della par condicio il Corecom ha comunque un'attività di vigilanza. Poi fa una serie di attività nei confronti dei gestori dei servizi di telecomunicazioni e poi fa anche attività, diciamo, chiamiamole nuove, nei confronti, diciamo, della cittadinanza. Dunque c'è un elemento di digitale. C'è un elemento di istituzionale, c'è anche un elemento di controllo nei confronti dei gestori. E devo dire che da questo punto di vista l'attività istituzionale del Corecom talvolta lavora sotto traccia, come si voglia dire, ma ha un ruolo molto importante soprattutto nei mass media, e da questo punto di vista il rapporto con voi è centrale. Ma dirò di più sul progetto che stanno facendo insieme ai ragazzi, è importante perché ci vuole anche una cultura digitale su come si affronta il tema soprattutto dei social, dunque nei più giovani, dunque soprattutto su chi oggi frequenta la scuola secondaria di primo grado e naturalmente su chi ha un approccio nuovo sul tema del digitale. Dunque devo dire che quantomeno sia necessario questa attività da parte di Corecom, la stanno facendo in tutte le province della regione Toscana e naturalmente anche Arezzo diventa centrale. Devo assolutamente esprimere il mio compiacimento di vedere questo passaggio nei territori anche del Comitato regionale per le comunicazioni e del suo
presidente Marco Meacci. Lo ritengo importante perché aprire il palazzo e far conoscere quali sono effettivamente i diritti e le prerogative dei cittadini è assolutamente impattante nella società di oggi, specialmente in quel settore delle comunicazioni che è sempre più, diciamo, centrale. Ritengo che per tutta una serie di questioni il Corecom sia veramente importante. Dal patentino digitale, sappiamo quanti rischi si corrano nel web e quanto sia importante una buona educazione in questo senso. La risoluzione delle controversie telefoniche, che esercita assolutamente un servizio importante, il Corecom, e lasciatemi esprimere l'auspicio che per la prossima campagna elettorale il Corecom possa svolgere, come di solito ha fatto, un'importante azione di monitoraggio, perché questo è fondamentale per la democrazia. Dobbiamo investire anche in questi termini e far migliorare questo istituto, perché è assolutamente necessario, e dobbiamo anche farci una riflessione noi che facciamo parte delle istituzioni. Ritengo che le normative riguardanti il Corecom e il mondo della comunicazione anche a livello regionale debbano essere urgentemente aggiornate, perché è molto bello autoelogiarti, dire le cose che, diciamo, che possono essere positive, ma bisogna anche prenderci degli impegni quando ci muoviamo nel territorio. Io coltivo da anni un rapporto speciale con il Museo dei Mezzi della Comunicazione, che ricordo essere uno dei pochi musei di rilevanza regionale della provincia di Arezzo. Anni fa è stata fatta una brillante mostra all'interno del Palazzo del Pegaso per far conoscere questa attività. La regione è stata sensibile, gli va riconosciuto al presidente Gianni di essere intervenuto post i danni che sono stati fatti nell'alluvione di luglio. C'erano stati dei movimenti, dei contatti anche attraverso la mia figura, e quando si cerca di fare bene nell'interesse del territorio siamo tutti contenti. È molto importante e giusta questa iniziativa del Corecom di fare questo tour sui territori e farsi conoscere. Il Corecom è un organismo poco conosciuto, ma che può essere molto importante per i cittadini, per le imprese, per cercare di comporre le controversie che tra l'altro sono numerosissime nei confronti dei gestori telefonici, dei gestori delle PTV, nei confronti dei gestori di internet. Poi ha sviluppato iniziative importanti come quella del patentino digitale, vale a dire la sensibilizzazione e la promozione di una cultura per un utilizzo consapevole di internet e dei mezzi di comunicazione nei confronti dei giovani. Quindi il fatto che questo strumento possa essere conosciuto e i cittadini possono quindi avere l'opportunità di ricorrervi in un numero superiore a quanto è avvenuto sino adesso è sicuramente una cosa importante. Il Consiglio regionale guarda al Corecom come un'interfaccia anche tra l'istituzione e i cittadini, e quindi benissimo che oggi siamo qui ad Arezzo, una terra che, come è stato detto, è da me molto conosciuta, e una sala, questa dei grandi, che è altrettanto conosciuta, e mi fa piacere ovviamente essere qui in questa occasione. Il Corecom è di tutti, poi noi abbiamo il piacere che il presidente appunto è un aretino, Meacci. Io come consigliere di opposizione ho votato a favore tutte le cose che presenta Meacci, perché le trovo di un grande valore, come trovo di grande valore questa iniziativa di diffondere i lavori appunto che svolge e le funzioni che può svolgere il Corecom in tutta la regione toscana. In commissione quinta, dove faccio parte, commissione istruzione e formazione, l'abbiamo audito varie volte, sempre con soddisfazione i propri progetti. Siamo molto felici di come è andato e sta andando questo Corecom Tour. Siamo ormai alla settima tappa, contiamo entro aprile di finire il giro delle province toscane. Abbiamo riscosso molto successo perché tutti erano veramente molto interessati a conoscere il Corecom, che è un organismo molto importante, ma forse troppo spesso vengono un po' ignorate le mansioni che svolge. Dato che ha un ruolo fondamentale all'interno della comunicazione, ci sembrava importante che tutta la Toscana conoscesse l'organismo, conoscesse noi componenti che siamo in carica dallo scorso giugno e che
insomma, abbiamo già fatto molte cose e tante abbiamo in ponte, le stiamo organizzando. Ieri c'è stata una bellissima presentazione, una bellissima conversazione con 300 studenti di licei fiorentini, abbiamo parlato di hate speech, di violenza di genere, insomma tante sono le iniziative e avevamo bisogno che tutte le province toscane conoscessero noi e le nostre iniziative. La funzione che diciamo la maggior parte delle persone conosce del Corecom è quella delle controversie contro i gestori telefonici e pay TV. Però facendo questo giro per le province della Toscana abbiamo riscontrato che si sa di cosa si occupa il Corecom, però nel particolare, cioè come vengono inoltrate le richieste, eccetera, c'è ancora una scarsità, diciamo, di conoscenza. Quindi il nostro scopo è stato anche quello, perché ovviamente è la funzione più conosciuta e quindi è bene che le persone siano informate su come si deve fare. Abbiamo riscontrato che con la piattaforma digitale che c'è da 6 anni, il Concilia Web, sono addirittura diminuite un po' le domande, perché cioè le domande che vanno avanti, diciamo, nella conciliazione, perché spesso vengono concluse in sede di prima istanza. Questo è il lato positivo. Il lato negativo può essere che molte persone anziane o che non hanno dimestichezza con i computer e con internet ovviamente hanno qualche difficoltà, e quindi io ho proposto anche nelle altre città di creare, come abbiamo noi a Firenze nella nostra sede, abbiamo a disposizione 2 computer per le persone che vogliono essere aiutate nell'inoltrare l'istanza. E io appunto chiedo sempre, anche quando vado nelle altre città, di istituire magari presso gli URP dei comuni o comunque insomma in una sede istituzionale dei punti, diciamo, d'appoggio per le persone che non hanno in casa la possibilità di poter inoltrare le richieste.